Ed è arrivata venerdì la notizia della nascita di una nuova lista, una lista che va a sostegno di Marzio Pecci, il candidato della Lega. Noi abbiamo in collegamento telefonico Gennaro Mauro, che appunto all'interno di questa lista è uno degli esponenti. Parliamo di una lista che si chiama Uniti si vince, quindi il nome è un po' anche esplicativo di quella che è la volontà di questa parte politica del centrodestra. Buongiorno Mauro. Buongiorno a voi e a tutti i radiotelespettatori. Gennaro, come mai questa scelta? Alla fine, che cosa vi ha portato a decidere in questo modo? Atteso, atteso, poi alla fine. Bisognava fare una scelta. Bisognava fare una scelta, ma non solo ho atteso, ho cercato in qualche modo di mettere in atto tutti i rapporti che ho all'interno del centrodestra, anche grazie al ruolo di capogruppo in Consiglio Comunale, per cercare di trovare un momento di sintesi. Ma come avete visto, ho anche proposto le primarie come sistema più valido per l'individuazione del candidato sindaco. Tutto ciò non è servito a nulla. Per l'indecisionismo da parte dei leader locali, dei partiti del centrodestra, magari un indecisionismo dettato dalla possibilità di individuare in un tavolo nazionale un candidato. Sono passati mesi in questa situazione e non si poteva più continuare in questo modo. Ecco perché a questo punto noi abbiamo deciso di scendere in campo. Abbiamo realizzato, io faccio parte insieme a tanti amici dell'ex PDL, vorrei ricordare la figura di Claudio Di Lorenzo, che è stato vicepresidente del PDL provinciale di Rimini, Claudio Dao ed altri amici. Abbiamo ritenuto di scendere in campo con una nostra lista, con l'augurio e con l'auspicio che anche Forza Italia e Fratelli d'Italia possano fare la stessa scelta. Il nome del candidato sindaco, ecco, questo è un tema Ecco, infatti, certo, è importante. importante dire anche le motivazioni che vi hanno spinto comunque a sostenere la candidatura Sì, di Pecci. beh, diciamo che Pecci, al di là di alcune rimostranze, alcune divergenze che si sono verificate sul nome di Marzio Pecci, è stato ed è l'unico candidato messo in campo dal centrodestra ad oggi. Forza Italia, come vedete, ancora non ha dato nessuna indicazione e non ha sostanzialmente messo sul tavolo di discussione nessun candidato alternativo a Marzio Pecci. È una persona competente, un avvocato. Noi riteniamo che sia in grado di riunire intorno a sé, di raccogliere intorno a sé un ampio consenso, e noi ci auguriamo anche maggioritario, ma questo avverrà solo durante la fase del ballottaggio. E quindi siamo andati sul candidato Marzio Pecci. Io vorrei ricordare che, diciamo, in questi lunghi mesi di trattative anche io ho cercato di individuare un candidato possibile, solo che poi davvero scelto nel mondo della società civile, ma alla fine, diciamo, la mia ricerca e la ricerca di altri non ha dato buon esito. A questo punto l'unico candidato era Marzio Pecci e noi riteniamo con convinzione di sostenerlo. Mauro, qualche giorno fa in trasmissione abbiamo sentito Carlo Rufo Spina, che è il coordinatore comunale di Forza Italia. In trasmissione ci ha detto: noi come partito, insomma, abbiamo deciso a questo punto di andare avanti da soli. Se poi qualcuno si vorrà aggregare lo potrà fare, ma noi andremo avanti con un nostro candidato. Ci aveva anche dato un identikit che un po' lasciava capire chi poteva essere l'eventuale nome, perché ha parlato di una persona comunque di partito, una persona con esperienza All'interno anche del in Consiglio consiglio comunale, Comunale. insomma, un personaggio di peso. Insomma, sono un Perché lui paio dice i si può nomi. vincere solo con i generali, perché noi avevamo provocato eventualmente anche su una sua candidatura. Lui dice: io sono ancora giovane, insomma, devo ancora farmi alla politica, ci vuole un personaggio di Ma peso. soprattutto aveva detto che aveva avuto, insomma, parole che lasciavano capire come nei confronti di Pecci non ci fosse proprio possibilità di Due convergenza. nomi a noi erano venuti in mente. Uno era quello che poi era stato fatto dai giornali anche qualche settimana fa, quello di Antonio Barbone. L'altro nome, secondo me, anche interessante, cioè vuol dire che potrebbe essere quello di Nicola Marcello, che vedo in questi ultimi giorni anche abbastanza attivo dal punto di vista pubblico. E quindi un nome comunque uscirà. Lei li Beh, conosce molto bene, Mauro, io li questi conosco, personaggi. sono amici e li conosco Certo. molto bene. Purtroppo sono persone che Forza Italia ha ritenuto di coinvolgere soltanto in quest'ultima fase. Se fossero stati inseriti, diciamo, nella rosa dei candidati sindaci qualche mese fa, probabilmente saremmo riusciti a trovare una sintesi anche con loro, e quindi un candidato che poteva anche non essere Marzio Pecci. Ripeto,
ripeto, Marzio Pecci è l'unico candidato a tutt'oggi che scende in campo. Secondo me è un errore da parte di Forza Italia lavorare, isolarsi individuando un candidato di bandiera, un candidato qualificato, sono entrambi persone qualificate, ma io vorrei ricordare che anche la Valeria Piccari, diciamo, in realtà è un esponente di Forza Italia che è in grado di raccogliere anch'essa dei consensi importanti in città. La questione vera è che mi auguro che Forza Italia riesca a trovare la sintesi su una coalizione unica di centrodestra. Non è che siamo preoccupati da andare da solo noi come Uniti si vince su Marzio Pecci. Io ritengo che il centrodestra frammentato, in realtà, se si riusciranno ad andare in ballottaggio, è l'unica coalizione che potenzialmente ha le potenzialità di andare in ballottaggio, è proprio quella di Marzio Pecci. Dopodiché bisognerà fare un lavoro di riaggregazione, diciamo, di tutte le anime dell'opposizione, di opposizione in una fase di ballottaggio. Mi sembra difficile, Mauro, che a questo punto si possa avere un'unità prima, appunto, dell'eventuale ballottaggio. Perché l'unico ballottaggio possibile è questo, visto, se è vero, c'è Camporesi. Ricordiamo che Camporesi è un personaggio che comunque può avere un credito importante, ne ha avuto anche all'interno dell'area di centrodestra, Mauro. Però lei ha preferito Pecci, cioè lei e il suo gruppo a Camporesi. Io ho sempre sostenuto che Luigi Camporesi poteva essere una candidatura buona, ma una candidatura nell'alveo del centrodestra. Invece questo non avviene. Il candidato Camporesi, come immaginavo, pensavo, non riusciva a trovare apertura all'interno dei partiti della Lega, di Forza Italia e di Fratelli d'Italia. E a questo punto chiaramente per me Camporesi nasce fuori dall'alveo tradizionale del centrodestra, tra l'altro è un personaggio che, come lui dice, si mette a disposizione del centrodestra, ma non è una persona che ha le sensibilità, che ha valori, che in qualche modo affini al centrodestra, una persona diciamo rispettabile, una persona che ha capacità, ha idee ben chiare, ma chiaramente queste non possono essere definite, diciamo, in realtà idee e programmi affini al centrodestra. È un po' questa la ragione della scelta che abbiamo fatto. Del resto, noi con il nostro obiettivo è di lavorare tutti insieme nell'opposizione, noi ci auguriamo, io personalmente mi auguro che Camporesi possa attrarre molti consensi dell'ex mondo del Movimento 5 Stelle in modo da poter fare una fase di ballottaggio, un accordo programmatico con lui e con i suoi amici per portare, diciamo, in realtà la sfida Agnasi in maniera molto forte. Bisognerà aspettare, sì. No, l'unica cosa è che mi rendo conto che sarebbe stato meglio un centrodestra unito e ancora ci sono le possibilità di poterlo fare, cioè per 3 partiti più la nostra lista, che ha l'obiettivo di raccogliere quel consenso che l'elettorato di centrodestra non ha più espresso negli ultimi anni, perché è un po' disgustato dalla forma partito. Oggi come oggi, parliamoci chiaro, il centrodestra dovrà a livello nazionale ridefinire, riorganizzarsi i nuovi contenitori e quindi siamo in una fase transitoria, come del resto credo che sia anche all'interno del Partito Democratico, perché il quadro politico nazionale è in completa evoluzione. Oggi, diciamo, abbiamo un appuntamento importante che sono le elezioni amministrative e a quel punto non possiamo che organizzarci con gli strumenti che noi oggi stiamo cercando in qualche modo di mettere in campo. Anche perché il livello nazionale fa capire che su alcune questioni non, cioè tipo la scelta non scelta di decidere un unico candidato per Rimini, cosa che era stata fatta ad esempio nelle scorse amministrative, sì. Proprio qui in trasmissione, comunque nei nostri corridoi, insomma, ma in modo molto non come qualcosa di segreto, lo stesso rappresentante di Fratelli d'Italia, Gioenzo Renzi, ci aveva detto come nella volta precedente lui e Lombardi andarono a Roma,
si sedettero a questo tavolo nazionale, dovettero fare anticamera, insomma, per decidere. Ho fatto addirittura poi un sondaggio, se non sbaglio, per capire chi dei due aveva più possibilità di competere con il candidato del centro-sinistra, che era anche all'epoca Andrea Agnassi. Quindi, insomma, a livello nazionale c'era stato un interesse, un impegno che forse in questo caso sembra un atteggiamento più pilatesco in questo, in questo periodo, forse anche per maggiori difficoltà a livello nazionale di coesione, perché poi il leader adesso chi è? Cioè Salvini e Berlusconi, che però è impegnato in tutt'altre cose, boh, non so. No, esattamente, cioè una volta c'era il Popolo della Libertà, che era il partito diciamo, di maggioranza. Oggi non ci sono, ci sono diversi regolamenti politici. Io penso che la scelta di Forza Italia sia dettata sulla linea nazionale, cioè la linea nazionale in qualche modo c'è un po' di... Si va da soli. Ecco, c'è un po' di conflitto. Io non dispero che a livello, e anche mi auguro che gli amici Nicola Marcello, Antonio Barboni ed altri possano comprendere l'importanza di andare uniti, perché andare uniti significa avere una coalizione che raggiunge circa il 30% dei voti degli elettori e davvero portare con più credibilità, diciamo, Agnassi al ballottaggio, per poter far sì che ci sia una vera e propria competizione elettorale. Ecco, invece se dovesse anche diciamo emergere, come ritengo normale, la coalizione Pecci a un 20%, a circa 20%, chiaramente poi mettere insieme tanti pezzettini per il ballottaggio è un'operazione più difficile. Ecco, io non dispero, ecco, forse sarò un romantico, però non dispero della possibilità che anche Forza Italia e Fratelli d'Italia possano convergere nei prossimi giorni su Marzio Pecci, anche perché, ripeto, non sono stati fatti concreti nomi alternativi e non sono stati messi sul tavolo di discussione. Io, quando, non so se ricordate, venne fatto, diciamo, venne evidenziato dalla stampa il nome di Antonio Barboni, ecco, fece un plauso, perché finalmente Forza Italia aveva diciamo un candidato di peso, so che in qualche modo poteva essere contrapposto in un momento di sintesi tra i partiti del centrodestra per l'individuazione dell'effettivo candidato. Io ritengo che Forza Italia abbia commesso un errore, non decidendo prima quello che vuole decidere adesso, e mi sembra strano che in questi giorni siamo ancora a discutere sull'handicap del candidato, ma non c'è ancora il candidato. Beh, si poteva fare un mese fa, forse le cose sarebbero andate in maniera diversa. Ma noi avevano detto oggi, insomma, si è aperto l'uovo di Pasqua, ma ancora non si sono aperti i misteri su chi se sarà il candidato. Non hanno aperto l'uovo giusto. Ma infatti, il problema è proprio questo. Questa forma non vuole essere una critica. Io ripeto, dopo l'esperienza nefasta, direi, del nuovo centrodestra, non ho deciso di non aderire a nessun partito politico, impegnandomi in prima persona nell'attività amministrativa di questa città, svolgendo anche il ruolo di capogruppo dell'ex Popolo della Libertà, di quello che è rimasto, perché noi siamo andati alle elezioni e siamo stati eletti con quella lista. Ho fatto questo tipo di scelta, quindi chiaramente io da esterno ho cercato di dialogare con Fratelli Italia, con Forza Italia e con la Lega per trovare una sintesi, sapendo, consapevole di non avere la forza, essendo un esponente esterno ai partiti politici. Ecco, però devo dire che a me dispiace molto di come alla fine sono andate diciamo queste vicende politiche riminesi. Dispiace molto perché si sta rischiando davvero di rendere inutile un lavoro fatto in 5 anni in Consiglio Comunale. Vorrei ricordare solo ai radiotelespettatori che in realtà lavorare in Consiglio Comunale con un centrodestra che si stava liquefando, diciamo frantumando, non è stato molto facile. Noi abbiamo cercato di tenere in alto la bandiera del centrodestra per quanto possibile, facendo opposizione anche seria e costruttiva a questa amministrazione, e non è stato facile. Oggi davvero vediamo uno stato di grossa frammentazione e davvero, davvero, davvero il mio auspicio è che si possa ancora realizzare la coalizione. Abbiamo ancora qualche settimana di tempo, un passo indietro a questo punto lo chiederei proprio a Forza Italia, ai candidati sindaci che Forza Italia vorrà proporre. Potrebbe Forza Italia entrare in questa coalizione e far pesare il proprio ruolo anche nella definizione del programma elettorale, perché chiaramente il giorno dopo che Forza Italia dovesse rientrare in coalizione con Pecci, sederebbe su un tavolo e tutti insieme a costruire un programma credibile da presentare ai cittadini.